cosa pensi dello spettacolo? Molto bello, molto attuale sicuramente. Non è il primo spettacolo di Ronconi che vedo, mi piace sempre molto. Interessante sicuramente, anche se credo che ci siano delle parti magari un po' più avvincenti rispetto ad altre un po' noiose, però tuttavia credo che sono soddisfatto fino a questo punto. Fino adesso abbastanza interessante, ho gradito diverse parti, nel complesso mi è piaciuto. Pensi che sia di attualità il tema che sviluppa? Beh, sicuramente con la crisi odierna, anche se la crisi nello spettacolo ha diversi anni, il tema è piuttosto attuale. Luca Ronconi, guarda, hai fatto un bellissimo lavoro, non mangerò più carne in vita mia. Guarda, veramente. Forse la trama può essere interessante, solo che secondo me la rappresentazione è un po' pesante, lenta e pesante. Fino ad ora è piaciuto abbastanza, anche se la regia di Ronconi non è che la condivido proprio fino in fondo, è sempre un po' troppo carica, però naturalmente è un'idea personale. Quindi. Beh, sicuramente non è un testo semplice, si vede la mano di Brecht nella scrivere il testo. Forse un po' troppo tecnologico con tutto questo vai e vieni di immagini, carino comunque il discorso della spersonalizzazione una volta usciti dalle lattine. Per il momento mi è piaciuto, per il momento. Vediamo il secondo atto che cosa ci propone. Sì, sicuramente molto attuale, poi anche l'atmosfera degli anni 30 resa molto bene dalla regia e dagli attori, soprattutto uno spettacolo sicuramente coinvolgente. Adesso siamo curiosi della seconda parte.